genere parliamo di volto, quindi fronte, viso, ma succede anche sulle mani, per quanto detto prima, che sono esposte al danneggiamento. Viene lasciata incubare circa 3 ore, successivamente, possiamo vedere la diapositiva, abbiamo una lampada rossa che attiva questa sostanza e fa sì che sviluppi una cosiddetta reazione fototossica. Questa reazione fototossica, che avviene solo nello strato più superficiale della pelle, è questa la particolarità di questa terapia, riesce a distruggere le cellule malate che noi vediamo, quindi che sono già state trasformate a livello di precarcinosi oppure carcinoma vero e proprio, ma addirittura quelle già malate che noi non vediamo. Questa è una caratteristica unica di questa terapia, perché le cellule fotodanneggiate hanno in realtà la capacità di incorporare questo farmaco che viene spalmato sulla pelle e quindi di reagire e essere anche loro curate dal trattamento. In questo caso il trattamento che durata? Il trattamento circa dura 4 ore, tenendo conto che ci sono 3 ore da aspettare perché la crema arrivi a livello cutaneo. Quindi in una giornata? Un pomeriggio, diciamo, un pomeriggio o una mattinata riusciamo a fare tutto. Ed è sufficiente un unico incontro? È sufficiente un unico trattamento per i casi di danneggiamento cutaneo non neoplastico. Quindi vi farò vedere fra poco dei casi in cui trattiamo anche dei carcinomi veri e propri, tumori cutanei che erano destinati al chirurgo. Ne parlavamo nella scorsa col professor Siri Prandi. Diciamo che questo tipo di terapia ruba un po' il lavoro al chirurgo, ma, anche per il chirurgo è un piacere, perché molto spesso questi pazienti andavano incontro a resezioni multiple, cosa che invece con questo tipo di trattamento per fortuna si riesce ad evitare. E quindi anche a prevenirlo, in un certo senso, prevenire danni esattamente, peggiori. Esattamente, la cute pulita dal danno solare è una cute che non o ha meno probabilità di procedere negli eventi neoplastici. È chiaro che noi riportiamo indietro l'orologio biologico della nostra pelle, ma non lo possiamo fermare. Certo. Quindi il discorso ci rallacciamo alla prevenzione fatta prima. Ovviamente tutti questi trattamenti possono essere utili se associamo un'adeguata prevenzione dall'esposizione solare. Quindi una crema, torniamo sempre a una crema solare, il cappello, eccetera, eccetera. Quindi soprattutto partire col la piede prevenzione giusto, è assolutamente fondamentale. E gli effetti sono permanenti dopo le applicazioni, dopo la terapia, quindi quanto? E gli effetti sono permanenti, nel senso che riusciamo a ripulire un intero segmento cutaneo, sia la fronte o la testa, dal danno solare presente. Come accennavo prima, però, la pelle potrebbe ritornare allo stato iniziale se viene proposta di continuo una esposizione errata al sole. Mi permetto un attimo, solo mi comunicano che c'è una telefonata in diretta. Buongiorno, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Torino. Io sono una vecchietta già, ma dato che ho la pelle chiarissima latte e mi vengo, cioè sono un po' una spruzzata di lentiggini in viso e in avambraccio, e c'è qualcosa per togliere, schiarire, perché ho un paura a prendere il sole e anche tutto. Prego, dottore. Sì, la signora chiedeva, se non sbaglio, di un trattamento delle lentiggini, giusto, per il viso, ecco. Signora, guardi, io normalmente sconsiglio di trattare questo tipo di manifestazioni, perché a differenza delle macchie solari che compaiono nel nostro corpo, sono costituzionali. Quindi si possono attenuare, la loro, diciamo, visibilità si attenua se la cute in cui sono presenti viene protetta dal sole, come abbiamo sempre ricordato, ma un trattamento per eliminarle sinceramente è sconsigliato. Ah, ecco, attenuarle? Scusi signora, può ripetere perché non era chiara la domanda?
Ah, non perché io usavo la pomata del dottor Biancardi, me le hanno schiarite, ma però sono, cioè, non so se c'è ancora in circolazione. Allora, il trattamento, se ho capito bene, con creme schiarenti può essere fatto, ma il problema, signora, è che queste tipo di manifestazioni riappariranno sempre sulla pelle. Perché sono proprio... Definitivamente non si può. Non si possono eliminare perché sono connaturate alla sua pelle. Ah, ho capito. Va bene. Va bene. Allora io la ringrazio. A lei. Grazie, grazie. Chiedo scusa. Non si preoccupi. Grazie, signora. Quindi ecco. Le persone, ma chi ha i capelli rossi e normalmente ha le lentiggini deve stare particolarmente attento, certamente. Molto più dei biondi in un certo certamente. Senso. Diciamo che dopo gli albini sono le persone più... Il fototipo 1 è costituito proprio da persone che hanno i capelli rossi, cute molto chiara e quindi una estrema fotosensibilità. Benissimo, è il momento della pubblicità, ci rivediamo tra poco. Grazie a tutti. A proposito, oggi abbiamo il dottor Matteo Bordignon della clinica Città Giardino di Padova, e dermatologo con studio anche a Bassano del Grappa. Sì, altre sedi lavorative, Bassano del Grappa e Vicenza. Io sono proprio di Bassano del Grappa, ci tengo a ricordarlo perché sono sempre molto legato alla mia città, però ormai vivo a Padova da molti anni. Quindi è un piacere comunque anche per noi, è un piacere collaborare con voi e con tutti gli specialisti della clinica Città Giardino. Certo, piacere nostro. Torniamo al nostro argomento, terapia fotodinamica. Sì, dunque eravamo rimasti, avevo piacere di farvi vedere degli esempi pratici perché poi le parole a volte non spiegano bene quanto delle immagini. Se possiamo vedere la diapositiva che ho preparato, questo è l'esempio classico di un paziente che ha sulla sua testa i segni del sole, i segni dei danni del sole. Del sole. Potete vedere, non so se si riesca ad apprezzare a casa, ma vediamo se riesco a spostare questa piccola iconcina. Ecco, qui potete vedere queste specie di feritine, queste crostine. Sì. Ecco. Si vedono... ecco, questi sono tutti piccoli tumoretti della pelle. Per fortuna di dimensioni minime, ma certamente destinati nel tempo a crescere. Persone così, fino all'arrivo di questa terapia, erano destinati o a molte asportazioni chirurgiche ripetute o a trattamenti molto invasivi in cui con un raggio laser le si bruciava completamente la pelle. E anche dolorose. Dolorosi, si rischiavano infezioni, insomma c'era una serie di problematiche. Adesso invece, grazie alla terapia fotodinamica, in questo caso al paziente in questione ha effettuato una sola seduta di terapia fotodinamica, possiamo vederne i risultati a un mese dal controllo. Se possiamo tornare alle immagini, ecco, questo è sempre il nostro paziente prima di eseguire la terapia e questo è il nostro paziente dopo. Beh, visibilmente. Visibilmente migliorato. Potete vedere come tutto il territorio cutaneo è stato bonificato da questo problema. Tra l'altro, qui vediamo ecco, la parte posteriore della testa, anche qui completamente pulita, migliorata. La fronte. Come vedete, una situazione riportata indietro l'orologio biologico di almeno 10-15 anni. Sicuramente. Tra l'altro, e questo è il secondo caso, e parliamo di un altro aspetto, ecco qui diciamo abbiamo una signora in cui per fortuna il danno solare è stato minore, una fronte comunque vedete un po' maculata con la presenza di piccole squamette che sono un inizio di queste cheratosi attiniche e anche qui dopo una seduta di una terapia di fotodinamica a un mese dalla seduta possiamo vedere i risultati, questo è il prima e questo è il dopo. Abbiamo anche qui un certo grado di miglioramento, di omogeneo. Ovviamente, per fortuna, qui la situazione era meno impegnata. Sì. Ma quello che volevo farvi vedere in questo caso, ecco qui, è quello che succede nel tempo. Cioè, dopo una settimana, come vedete, la cute comincia già a essere, a staccarsi, vedete, con un lieve peeling, se ne vanno via i pezzi di cute e riaffiora successivamente
la pelle sana, quindi tempi di recupero comunque molto brevi, vedete già. E quindi è come mettere allo scoperto uno strato di pelle nuova? Esattamente, viene eliminata la cute, la parte di pelle malata, e sottostante invece affiora la pelle sana. Se questo è vero nei danni solari, vi ho portato anche un caso di carcinoma, una cosa molto più difficile. Questo è un signore in cui tutta la fronte era un cosiddetto campo di cancerizzazione, cioè un'area in cui la pelle è risultata nel suo complesso malata. Ma a parte questo, come potete vedere, sì, aveva dei carcinomi attivi veri e propri. Quindi queste macchie, perché per me da incompetente posso riconoscere delle macchie pericolose da macchie invece ancora... Sì, sicuramente la cosa che bisogna guardare sulla propria pelle, se compaiono delle specie di crostine che non guariscono mai. Che non si asciugano. Che non si asciugano, rimangono lì, continuano a vegetare, magari si ingrandiscono. Ecco, molto spesso una cosa, ahimè, curiosa in senso negativo da segnalare, molti miei pazienti negano la presenza sulla loro pelle di carcinomi cutanei. Io ho dei pazienti che hanno dei tumori della pelle come questo da un anno e mezzo, e dicono che si sono fatti male, oppure una puntura di insetto. Si tende a minimizzare, minimizza, uno non si rende conto però che ecco, invece è un discorso vorrei ricordare serio ai nostri amici a casa che la pelle ripara sempre, sempre, se non è un problema di prevenzione oncologica. Quindi se uno ha una ferita, una puntura di insetto o qualsiasi cosa, la pelle si aggiusta da sola sempre. Se invece questo aggiustamento non avviene, vuol dire che c'è qualcosa o che ci potrebbe essere qualcosa sotto che impedisce, che vale la pena di verificare, perché molto spesso sottende una patologia neoplastica della cute. Non sono gravissime per fortuna, però il signore in questione purtroppo aveva già sviluppato nella sua vita, prima di approcciarsi alle nostre cure, 6-7 carcinomi, e per cui ovviamente era una situazione impegnata. In questo caso che vi ho portato, quando l'ho visto io, non solo aveva questo carcinoma di cui qui vedrete l'ingrandimento alla tempia, ma contemporaneamente ne aveva altri due, uno all'ala del naso e uno all'angolo destro della bocca. Che poteva sembrare un brufoletto o un'irritazione invece semplice. Erano tutti carcinomi cutanei. Credo che questa sia veramente la parte forse più difficile, riconoscere un danno così grave. Certamente, lì ovviamente solo l'occhio dello specialista riesce a leggere la propria pelle, perché la dermatologia è fatta di piccole sfumature, ma di dettagli fondamentali che solamente ovviamente un occhio allenato riesce a cogliere. Riesce a cogliere. In questo senso, come diremo anche per il melanoma, nella prevenzione dei nei, una visita dermatologica è un atto di prevenzione molto semplice, non ci sono esami invasivi, non ci sono radiazioni, cioè si guarda solamente la pelle. Però un occhio esperto riesce a distinguere anche a capire quale lesione può essere pericolosa e quale invece no. Quindi giusto per dormire sereni, una telefonata, una visita dal dermatologo, non so, una volta all'anno, esatto, forse sarebbe sufficiente. Certamente. Per tenere tutto sotto controllo. Assolutamente. Benissimo. Ecco, qui in questo caso vediamo le potenzialità della terapia fotodinamica. Vi voglio far vedere, scorro veloce, ma giusto per vedere la foto secondo me più significativa. Eccolo qua, questo naso di questo signore. Fare un'asportazione chirurgica in questa sede voleva dire menomare la fisicità del signore o comunque avere una situazione ricostruttiva molto complessa. Qui con una seduta o con due, perché nel caso del carcinoma vasocellulare ne servono due, siamo riusciti a risparmiare, a sottrarre dalle mani del chirurgo il nostro paziente. Soprattutto in situazioni così delicate, il volto, cioè certamente zone, insomma. Quindi ecco, il messaggio finale per concludere il discorso della fotodinamica che vorrei lanciare è che non solo è importante prevenire questa forma di
manifestazioni cutanee, ma ricordare che nel caso ormai il danno sia fatto, tra virgolette, abbiamo la possibilità di intervenire in maniera conservativa, non chirurgica ed estetica, perché manteniamo l'estetica, per curare questo tipo di patologie. Perfetto. Solo due parole, dottor Bordignon, prima di passare all'altro argomento importante. Parlo anche di tante modelle, a volte si sentono a disagio perché, essendo fotomodelle, servizi fotografici o quant'altro, sono costrette o a coprire con fondotinta o correttori dei nei sul corpo, sul viso. Ma intervenire chirurgicamente per asportare, non solo per un effetto estetico, ma eventualmente anche nel caso, certo, di situazioni, non so, un po' più complesse, più impegnate. Allora, per quanto riguarda i nei, dobbiamo ricordarci che parliamo di un argomento molto diverso da quello di cui abbiamo parlato finora, perché il carcinoma cutaneo è un carcinoma, per fortuna, tuttavia benigno, cioè difficilmente porta problemi gravi alla salute del paziente, mentre il tumore che deriva dai nei, si chiama melanoma, è un tumore molto grave e che mette a serio rischio di vita il paziente che purtroppo ne è affetto. In questo caso quindi l'atteggiamento è completamente diverso rispetto a quello dei carcinomi. I nei, che sono degli accumuli di queste cellule che danno il colore alla nostra pelle, che si chiamano melanociti, possono essere rimossi solamente in maniera chirurgica. Quindi non abbiamo in questo caso terapie conservative o cose da poter fare, perché dobbiamo essere certi che l'asportazione del neo sia radicale e non lasci nella pelle dei nidi di queste cellule che potrebbero degenerare poi in un futuro. Questa cosa comporta ovviamente che quando andiamo a togliere un neo creiamo sempre un danno estetico, perché creiamo una cicatrice. Può essere di ottima fattura, ovviamente, purtroppo a volte no, ma comunque è una soluzione di continuità della pelle che rimarrà nel tempo. Beh, ma a questo punto... Ecco, quindi il discorso è questo, se ne vale la pena, sì. Quindi se il neo è effettivamente irregolare, pericoloso. E questa cosa, ancora una volta, lo può dire solo uno specialista che ha avuto una particolare formazione nel campo dei nei. Le lesioni pigmentate sono un terreno difficilissimo nella dermatologia, perché sono molto sfaccettate, difficili da interpretare. Ecco, però un occhio esperto ancora una volta può dire se questo neo potrà rappresentare un pericolo per il futuro e quindi consigliare l'asportazione chirurgica, oppure dire: guarda, questo neo assolutamente è benigno, teniamolo sotto controllo nel tempo, ma per il momento non abbiamo la necessità di asportarlo. Quindi una persona che ha molti nei, a maggior ragione, dovrebbe sottoporsi a una visita dermatologica, a un controllo, in particolare se sono presenti dei fattori di rischio. Quindi un fototipo chiaro, sì, una pelle chiara, un fototipo 1 e 2, sappiamo che sono più a rischio di avere più problemi. Oppure se abbiamo a livello della nostra famiglia qualcuno che ha già avuto un tumore della pelle. Queste persone, i parenti di queste persone, almeno una visita all'anno dovrebbero farla. E ci sono nei che, innocenti, buoni, chiamiamoli, nei buoni, che possono trasformarsi in nei cattivi? Oppure una volta che, insomma, uno ha appurato che la situazione è sotto controllo, purtroppo è no, tranquillo. Questo è il problema, nel senso che il melanoma può partire da un neo qualsiasi, anche benigno inizialmente, oppure può partire da una pelle dove non ci sono nei. Ah, da una pelle sana, priva di nei, certamente, improvvisamente. Perché i melanociti in realtà coprono tutta la nostra pelle. Noi siamo coperti da una rete di melanociti, mancano solo in quelle persone affette da una malattia che si chiama vitiligine. Per cui, ecco, in questo caso fare un controllo una volta non è sufficiente, bisogna ripeterlo nel tempo, proprio perché c'è il rischio che qualcuna di queste lesioni nel tempo diventi più anomala e tenda a sviluppare questo tipo di problemi.
quindi benissimo, controlli quindi e prevenzione sempre. Controlliamoci e non sbagliamo mai. Passiamo alla tossina botulinica, riusciamo a parlare, a dire qualcosa? Due parole volentieri, sì, le diciamo. Sì. Poi eventualmente riprendiamo nei prossimi incontri, perché abbiamo sempre c'è sempre tanta cosa da dire. Da dire. Ecco, a tal proposito, volevo far vedere uno schema molto chiaro per quanto riguarda l'estetica del volto. Perché, eccoci qua. Ecco. Eccoci qua. Allora, perché? Perché parlando di trattamenti estetici del volto, dobbiamo ricordarci le aree di pertinenza. La tossina botulinica sopra, l'acido ialuronico sotto. Per cui dottor Bordignon, siamo a filo con il tempo, 30 secondi. Ce l'abbiamo fatta dare un breve flash. Abbiamo solo mandato un'immagine. Per ora ringrazio tutti per l'attenzione e ringrazio dottor Bordignon, Clinica Città Giardino Padova, ma anche Bassano del Grappa.